Bella canzone, incontra Andrea. Ciao Andrea. Ciao, ciao a tutti. Come stanno andando questi giorni sanremesi? Beh, sta andando benissimo perché appunto per un artista che cerca di entrare nel mondo della musica, Sanremo, soprattutto in questo periodo, è sinonimo di magia, perché da ogni lato, strada, via della città si respira musica. Hai dei singoli in uscita, un singolo, un album? Sì, allora, nell'ottobre del 2019 è uscito il mio primo singolo, Luna, e adesso da neanche una settimana è uscito il mio secondo singolo, Vent'anni, che darà il titolo all'album che uscirà quest'anno. Hai in programma dei concerti, degli eventi live? Beh, allora, adesso siamo qui a Sanremo, ogni giorno in Piazza Bresca, dalle 5. Poi sabato saremo al Club Tenco e la sera sempre in Piazza Bresca con Luisa Corna e Aida Cooper. E, in queste serate, in questi eventi presenterò appunto il mio ultimo singolo, Vent'anni, che tratta il tema della mia generazione, ovvero le paure e i timori che un ragazzo di 20 anni può avere nell'entrare nel mondo dei grandi. C'è un big con il quale ti piacerebbe duettare di quelli in gara quest'anno? Allora, di quelli in gara quest'anno mi piacerebbe un sacco, tra l'altro si sentono in sottofondo le vibrazioni, con Francesco Sarcina. E un big in generale, se posso dirlo, sì, con Fabrizio Moro, che è il mio cantante preferito, e Samuele Bersani anche, che sono i miei due grandi artisti preferiti. E invece, tra le cover cosa avresti scelto? Tra le cover di cosa, scusami? Del festival. Ah, tra le cover del festival? Sì. Una da fare? Beh, sicuramente una di Mia Martini, appunto, perché è proprio grazie a Mia Martini che sto avendo tutte queste possibilità, perché nel festival di Castrocaro, a cui ho partecipato nel 2016, ho incontrato Vincenzo Adriani, il noto produttore di Loredana Bertè, e da lì appunto sono andate tante situazioni. Nel 2018 ho vinto il premio Mimì Sarà dedicato a Mia Martini, e da lì siamo qui. Grazie mille, ti facciamo un grande in bocca al lupo per la tua carriera. Grazie mille e un bacione a tutti. Ciao.